Salve a tutti e ben ritrovati. Io sono Michele Cammisa e in questa breve sessione vorrei fare una piccola introduzione alle parti derivate. Le parti derivate sono uno strumento assai comodo per la propagazione delle modifiche che appunto si ripercuotono dalla parte madre alla parte che da essa è stata derivata. In particolar modo in questa sessione vorrei farvi vedere anche come è possibile sfruttare le parti derivate con le configurazioni. Partiamo quindi subito da un esempio. Dal nostro elicotterino evidenziamo la parte del rotore e in particolar modo andiamo a isolare il carter. Il carter è formato sostanzialmente da due cavità, la cavità superiore e la cavità inferiore. Questi due componenti sono stati creati indipendentemente, non hanno probabilmente la capacità di aggiornarsi in automatico con la modifica del singolo componente. Mi spiego. Con un semplice doppio clic vado a modificare una quota e ottengo una variazione della lunghezza dello sviluppo del nostro semicarter. A questo non consegue automaticamente lo sviluppo della parte inferiore con i vincoli ad esso associati. In questo caso sarebbe banale riproporre la stessa condizione di partenza andando a stabilire la medesima dimensione che abbiamo inserito per il componente superiore. Quindi con un Ctrl Q riaggiorniamo, riprendiamo la misura 248. E sostanzialmente otteniamo l'allineamento e la corretta disposizione degli elementi vincolati. Non abbiamo però una corretta ripetizione, riaggiornamento delle sedi interne. Per far questo, dunque, sarebbe opportuno costruire le due parti, l'una in funzione dell'altra, l'una legata all'altra, e quindi andiamo a costruire sostanzialmente una parte derivata. La parte derivata per eccellenza è la parte specchiata. Allora, intanto apriamo il componente di riferimento e da questo componente andiamo a creare la sua parte specchiata. Possiamo sia farlo indipendentemente a livello di parte e quindi selezionando una faccia e andando nella funzione di specchiatura della parte. A quel punto scegliamo una serie di funzionalità che vogliamo riportarci, in questo caso lasciamo quelle di default e non spuntiamo chiaramente il simbolino, il checkbox sul collegamento alla parte originale. Ok, abbiamo ottenuto questa parte specchiata, la salviamo e possiamo nominarla Alf Carter Derived, in questo caso 2, perché ho già costruito la parte numero 1 in precedenza. Quindi la salviamo e ritornando nella parte iniziale possiamo costruire il nostro assieme. Quindi andiamo nella creazione direttamente dal comando e inseriamo il nostro Alf Carter. Chiaramente con l'inserimento senza spostare il mouse nell'area grafica otteniamo che il primo componente verrà posizionato fisso e con la sovrapposizione dei sistemi di riferimento, come abbiamo già visto in passato in altri piccoli tutorial. Bene, introduciamo dunque l'altro elemento che è l'Alf Carter Drive e anche in questo caso se spuntiamo direttamente sul flag verde otteniamo anche la corretta disposizione dei vincoli, proprio perché un elemento è stato ricavato dal precedente, quindi con gli stessi sistemi di riferimento. Un doppio clic sul nostro oggetto, su una quota del nostro oggetto e otteniamo automaticamente la rigenerazione anche della parte derivata e quindi sostanzialmente una ripetizione secondo tutte i parametri che caratterizzavano il primo elemento, ripetuti automaticamente nel secondo.
è possibile a questo punto inserire anche gli altri componenti che caratterizzano l'assieme. Prima però vorrei porre l'attenzione sul fatto che è possibile ottenere la parte derivata anche in un altro modo, direttamente dall'assieme, sfruttando una ripetizione del componente, in particolar modo la specchiatura. Si seleziona una faccia di riferimento, un piano e il componente da specchiare. In questo caso, scegliendo l'opzione di creazione della versione a mano opposta, andiamo a dire al sistema di creare la parte specchiata, altrimenti sarebbe semplicemente ripetuta. Procedendo secondo le indicazioni del menu contestuale, possiamo definire il nome del nostro oggetto. Il sistema ci dà la possibilità di aggiungere sia un prefisso, sia un suffisso, sia personalizzarlo. Solitamente conviene aggiungere un suffisso, può essere tipo sup con l'underscore, in modo tale da poter avere anche il nome caratterizzato in modo più elegante da un punto di vista informatico, formale. Possiamo controllare la cartella all'interno della quale viene salvata e ovviamente all'occorrenza modificarla. Quindi procediamo in questo modo e diamo l'ok. Il risultato non cambia, sostanzialmente possiamo modificare il nostro oggetto e ottenere la variazione simultanea anche della parte derivata. Se andiamo all'interno della funzione, notiamo che il nostro componente, come lo aveva nel caso precedente, della parte derivata creata però dall'interno della parte, ha un albero con una feature sostanzialmente di specchiatura della parte stessa. Ok, procediamo più che sul montaggio del nostro assemblato con la funzionalità che secondo me è più interessante, cioè quella delle configurazioni associate ai componenti derivati. Pertanto apro il nostro componente di partenza, anzi, mi scuso, riapro quello iniziale. E questo iniziale vado a configurarlo, quindi banalmente posso aggiungerci un'altra configurazione e metterla con un nome più vicino alla sua geometria, quindi supponiamo 280, sarà 280 mm. Diamo l'ok e procediamo associando una lunghezza di 280 mm. Scegliamo solo questa configurazione e aggiorniamo il nostro oggetto. Ritornando all'interno dell'assieme e sostituendo la configurazione iniziale con quella 280, otteniamo in questo caso una variazione, quindi una modifica che non si è ripercossa all'interno della parte specchiata. E questo potrebbe comportare diciamo, dei disagi a livello di modellazione, ovvero potrebbe comportare dover modificare direttamente nuovamente il nostro oggetto, ma è proprio quello che noi vogliamo evitare. Diversamente dalle configurazioni in generale, in questo caso non è possibile andare a modificare direttamente dal componente cliccando di destro e quindi attingendo alle proprietà del componente sull'area grafica. Questo perché il nostro componente ha in realtà, diciamo, una stratificazione su più livelli, quindi bisogna agire all'interno del suo primo livello. In questo senso basta cliccare di destro sul nostro elemento e scegliere elenca riferimenti esterni. In questo caso, oltre chiaramente ai riferimenti esterni, è possibile anche scegliere la configurazione da associare alla parte specchiata. Per cui, attivando la configurazione 280, noi otterremo la specchiatura del componente 280 e abbiamo sostanzialmente realizzato l'associatività anche sulla configurazione dei componenti specchiati.
La sessione è stata piuttosto sintetica e introduttiva, chiaramente per chi vuole si potrà approfondire, magari contattatemi sempre tramite i mezzi via YouTube e sarò ben lieto di darvi ulteriori informazioni. Per ora, come sempre, sperando di avervi dato degli spunti utili, vi saluto e vi aspetto alla prossima. A presto!